Caso Gemelli, il presidente Petracca tende la mano a Toma, soluzione nell'interesse dei molisani, il dialogo con il commissario continua, radioterapia non sarà interrotta, Iorio incalza, la soluzione richiede 5 minuti e la firma di un decreto. All'Unimo i test d'ingresso per la facoltà di medicina e chirurgia, 332 gli iscritti, tutti molisani, 115 i posti disponibili nell'Ateneo. Il professore Guerra, non demonizzare il numero chiuso, va razionalizzato. La ZES Adriatica prende forma, attivato lo sportello unico digitale, il commissario Guadagnolo, grandi opportunità anche fiscali per chi vuole investire, il saluto ai molisani del governatore della Puglia, Michele Emiliano. Coronavirus, 4 ricoveri, 1 in terapia intensiva, 144 nuovi contagi, positività al 16,3%. 1943, sul palcoscenico dell'Auditorium torna la commedia dialettale Isernina grazie a Maurizio Veneziale e alla compagnia Cast. E infine lo sport, il calcio in caso di eccellenza, Beppe Signori pronto a dare una mano al Campobasso, De Filippis DS e Di Meo allenatore, ma non è tramontata la pista che porta a Rizzetta, il massimo torneo regionale slitta di 7 giorni, l'Isernia protesta, penalizzate le società che programmano e rispettano le regole. Buonasera, bentrovati con la nostra informazione. In apertura c'è la sanità, il servizio di radioterapia non verrà interrotto, dunque continua a tenere banco il caso Gemelli dopo l'SOS lanciato dal centro Petracca. Il presidente di Gemelli Molise tende la mano a Toma, soluzione nell'interesse dei molisani, ha dichiarato questa mattina il commissario, intanto tratta con l'istituto e con il tavolo romano. Sentite tutti i particolari dal servizio. Siamo fiduciosi, come sempre, in una pronta soluzione del problema nell'interesse della salute dei cittadini molisani. Questo è il commento del presidente del Gemelli Molise, Stefano Petracca, dopo la conferenza stampa del commissario ad acta alla sanità, Donato Toma. Sul caso Gemelli non ci sarà alcuna interruzione della radioterapia per i pazienti molisani. Il governatore ha fatto chiarezza dopo l'esplosione del caso Gemelli Molise con l'annuncio stop alle cure dal prossimo 1 ottobre e ha aggiunto che il problema sarà risolto entro poche ore. Toma, come più volte ribadito, ha sollevato il problema a Roma dopo essere stato informato dal Gemelli nello scorso mese di luglio e di aver chiesto ai tecnici ministeriali di mettere fuori budget i fondi per la radioterapia. Per ora nessuna risposta arriverà, ha spiegato il commissario, ma se non dovesse arrivare abbiamo la necessità di dare priorità agli interventi salvavita e la radioterapia è la priorità. Per questo tutto il budget non consumato andrà rideterminato, reindirizzato sulla radioterapia attraverso un provvedimento commissariale. In sostanza EcoCuore e TAC verranno effettuati dal Cardarelli, sarà in grado l'ospedale di Contrada Tappino di soddisfare tutte le richieste, 2.000 prestazioni già prenotate e in tempi celeri, quantomeno gli stessi del privato convenzionato. È questa la sfida accettata dal commissario, che intanto continua a trattare con Petracca affinché la vicenda si risolva con un accordo che, ribadisce il presidente del Gemelli, deve essere chiaro e fattibile nel contempo. Toma continua a trattare anche con il tavolo tecnico. E sulla vicenda radioterapia interviene l'ex governatore, l'ex commissario ad acta alla sanità Michele Iorio, la soluzione richiede 5 minuti e la firma di un decreto, non servono autorizzazioni governative, resto sbalordito dal dibattito in corso sugli interventi salvavita di cardiochirurgia e di radioterapia, dice Iorio, un dibattito assurdo in cui si discute di fantomatici interventi di alta politica in cui si tirano in ballo autorizzazioni del tavolo tecnico e per cosa? Per una soluzione evidente, banale e lapalissiana, perché già insita nel problema. Qual è la soluzione? Integrare il contratto sforando il budget a disposizione, che è chiaramente insufficiente a causa del calcolo sbagliato a monte
relativo al numero dei pazienti oncologici che necessitano della radioterapia. Per far questo non c'è bisogno né di scomodare ministri né di chiedere autorizzazioni tecniche, perché qualora non ci fosse l'integrazione contrattuale comunque i servizi di cui parliamo devono essere garantiti ai molisani, che però dovrebbero riceverli da strutture fuori regione. Quindi comunque la regione dovrebbe spendere un importo non previsto. Non capisco allora la conferenza stampa della struttura commissariale che in un modo o nell'altro dovrà dar luogo ad una spesa aggiuntiva, amplificare una problematica che può essere risolta in pochi minuti, conclude Iorio, con un semplice decreto. Lo trovo da principianti allo sbaraglio che, non sapendo cosa fare, allarmano maggiormente i cittadini. Comportamento questo che è sintomatico di una sola grande verità: il commissariamento della sanità va eliminato. Ed ora parliamo dei test d'ingresso a medicina. Questa mattina la giornata appunto dedicata ai test di ingresso, 322 gli iscritti, tutti molisani, 115 i posti disponibili in Ateneo, ma il dato che emerge dagli intervistati è che quasi tutti sognano un futuro lontano dalla nostra regione. Alessandro Adamo. 6 settembre 2022, la fatidica giornata del test d'ingresso di medicina. Siamo all'Unimol di Campobasso. Abbiamo catturato quelle che sono le emozioni e le sensazioni di genitori e degli aspiranti medici. Mio figlio stamattina deve provare a superare questo difficoltoso test d'ingresso per la facoltà di medicina. Primo tentativo, incrociamo le dita, viene da un indirizzo chimico, ma poi tanta preparazione, anche un'estate che praticamente non ha goduto per poter provare a raggiungere questo obiettivo. Lei è fisioterapista, però vuole fare pure questo concorso. Una seconda laurea. Ho fatto domanda per Ferrara e si è finito gli esami del primo anno di università e poi si è iniziato subito a studiare per medicina, quindi una cosa dopo l'altra. Credo di rimanere sopra, perché nel Molise non è che ci sia, cioè non è che vedo questa grande opportunità di lavoro per quello che voglio fare io, chirurgia plastica ed estetica, quindi preferirei andare più al nord. Diciamo che la prima scelta ho messo Chieti. Le domande non sono facili, però ovviamente da università a università varia il punteggio minimo per entrare. Quindi è più facile nelle università che hanno un punteggio basso. Facendo già infermieristica, quindi ho già visto la situazione nell'ospedale con il tirocinio, diciamo che so che c'è di meglio, però non ci possiamo neanche lamentare. Gli iscritti quest'anno sono 332, tutti molisani o domiciliati in Molise. L'Ateneo Molisano sono disponibili 115 posti, ingressi contingentati ed in sicurezza. Speriamo siano in tanti ad aver fatto domanda per rimanere alla facoltà di medicina Unimol, così il professor Germano Guerra, direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia. I candidati avranno l'accoppiamento tra il loro punteggio legato a un codice a barre il giorno 19 e diciamo entro fine mese sarà stilata la graduatoria nazionale e inizieranno le opzioni e le iscrizioni. Ormai la carenza di medici su questo territorio viene ad essere vicariata proprio dai nostri primi laureati, dalla nostra presenza, dalla presenza dei nostri specializzandi che operano nei diversi ambiti del servizio sanitario regionale. Sicuramente la facoltà di medicina consente oggi al Molise di far fronte al problema della distribuzione e carenza di medici che riguarda un po' tutto il territorio. Mancano medici, ma il numero resta chiuso su questo argomento. Il professore Guerra si è espresso questa mattina e ha detto va riorganizzato il sistema, soprattutto su base territoriale. Il numero chiuso è ancora in grado di soddisfare le esigenze, bisognerà solo razionalizzarlo. Se facciamo entrare indiscriminatamente, prosegue, succede come prima del mio ingresso a medicina, i ragazzi poi hanno una formazione difficoltosa perché a letto di un paziente una cosa è far arrivare 10 ragazzi per formarli, se sono 100 o 2 è diverso, si può sicuramente trovare una forma di compromesso anche per questo, ha concluso il professore Germano Guerra.
Cambiamo argomento, la capacità di resilienza e rinascita delle nostre aziende agricole e zootecniche dipenderà dalle misure rapide e concrete che verranno messe in campo dalla nuova classe politica che scaturirà dal verdetto delle urne del prossimo 25 settembre. Questa è la prima considerazione scaturita nel corso della riunione che il delegato confederale Giuseppe Spinelli di Coldiretti ed il direttore regionale Aniello Ascolese hanno tenuto nella sede di Coldiretti Molise a Campobasso con tutti i segretari di zona degli uffici delle due province di Campobasso e Isernia. Coldiretti, ha detto il direttore Ascolese, ha elaborato 5 priorità per i primi 100 giorni di governo contenute nel manifesto politico approvato nel corso dell'ultima Assemblea Nazionale il 28 luglio scorso. 5 priorità che si concretizzano in 5 proposte, ve ne leggiamo soltanto alcune: la difesa dell'agricoltura italiana con l'istituzione del Ministero dell'Agroalimentare, in Europa un no deciso al Nutri-Score, al cibo sintetico, un sì altrettanto fermo all'origine in etichetta, alla sostenibilità della ricerca, il PNRR che deve poter rappresentare la chiave per la sovranità alimentare. Ed ora ci occupiamo del coronavirus con i numeri contenuti nell'ultimo bollettino diffuso dall'azienda sanitaria regionale del Molise. Nessun decesso, ma 4 ricoveri, 3 malattie infettive, 1 in terapia intensiva. Si tratta di un paziente di Termoli. Sono, come vi dicevo, i numeri dell'ultimo bollettino diffuso dall'ASREM. 12 i degenti, mentre sono 144 i nuovi contagi. 22 positivi al molecolare, 122 all'antigenico, su 879 esami processati con tasso di positività al 16,3%, 155 i guariti, 4.450 i molisani attualmente positivi. E ora ci occupiamo di ZES. ZES Adriatica, che prende forma, è stato attivato lo sportello unico digitale. Il commissario Guadagnolo dice: grandi opportunità anche fiscali per chi vuole investire. Il saluto ai molisani del governatore della Puglia, Michele Emiliano. Sentite. L'obiettivo è abbattere i tempi per investire nelle aree produttive di Foggia, Barletta, Andrea Trani, Bari, Brindisi, Lecce e ovviamente Molise. La ZES continua a prendere forma a Bari, la presentazione e l'attivazione dello sportello unico digitale della zona economica speciale adriatica, al quale piccole, medie e grandi imprese potranno presentare istanze di autorizzazione unica per realizzare programmi e progetti di investimento nelle aree ricomprese nella perimetrazione della ZES Adriatica Puglia-Molise. Da un lato semplificazioni amministrative, dall'altro agevolazioni fiscali. Per le semplificazioni amministrative, con la richiesta di autorizzazione unica allo sportello unico digitale del commissario, che funzionerà come un hub and spoke, un hub a cui presentare l'istanza di autorizzazione unica, da cui partono gli spots, ossia i raggi tenendo procedimenti relativi ai singoli enti, con una riduzione del 50% dei tempi per le procedure ordinarie, una riduzione di un terzo dei tempi per le procedure in ambito ambientale e paesaggistico, siano tempi certi per gli imprenditori. Termini perentori, vale in silenzio assenso, il commissario della ZES rilascia autorizzazione unica che, ove necessario, vale anche come variante urbanistica. Ma c'è dell'altro. Il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, ha inoltrato al commissario straordinario Manlio Guadagnolo una richiesta ufficiale per stabilire nella cittadina termolese una sede della ZES. L'attivazione dello sportello digitale nelle stanze della Camera di Commercio di Bari ha la presenza, tra gli altri, del governatore Michele Emiliano e del presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, Ugo Patroni Griffi. Saluto i colleghi del Molise, che ringrazio per molteplici motivi, ma anche per il fatto che siamo insieme in questa bellissima avventura. Un fenomeno odioso, qual è quello del furto d'auto e di mezzi utilizzati per lavoro, che registra sempre una impennata durante l'estate, che per questo tiene ancora
più in allerta a cittadini e forze dell'ordine. Il Molise è interessato soprattutto nell'area della fascia costiera, l'area di Termoli, che in estate viene raggiunta da migliaia di turisti, diventa anche teatro dei delitti di delinquenti senza scrupoli. Per questo i carabinieri della locale compagnia, grazie anche all'attività impartita dal comando provinciale di Campobasso, sono stati particolarmente attenti alla problematica, ponendo in essere una serie di iniziative volte a contrastare ed arginare i furti d'auto, reati favoriti anche dalla vicinanza con diversi comuni della provincia foggiana. Ebbene, i ladri non hanno avuto vita facile, perché i carabinieri hanno sventato 21 furti di veicoli e denunciato altrettante persone e veicoli che sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Tartarughe ritrovate sulla spiaggia del Molise. La Guardia Costiera di Termoli ha riportato in mare Marea, esemplare salvato dal centro di riabilitazione di Pescara. Ci riferisce tutto Alessandro Adamo. Si è riunito ieri a Termoli, presso la sede della Regione Molise, il Comitato Tecnico Scientifico per la valutazione dell'andamento della procedura regionale per la gestione delle segnalazioni di carcasse di tartarughe marine o di cetacei ritrovati sul litorale molisano e del ritrovamento di animali marini vivi feriti o in difficoltà e per l'analisi dei dati relativi alle attività svolte dalla rete spiaggiamenti regionale. L'obiettivo è quello della costituzione di una rete regionale tra enti istituzionalmente competitivi in caso di spiaggiamento di animali marini protetti e il centro studi cetacei. La rete regionale ha lo scopo di promuovere la tutela e la protezione delle specie attraverso il rilevamento di dati di carattere biologico, l'esecuzione di esami ed analisi appropriate che forniscono notizie sulle cause delle morte o degli spiaggiamenti, nonché dello stato del loro habitat. La rete regionale prevede inoltre l'intervento sugli animali marini protetti, vivi e in difficoltà e nel caso delle tartarughe marine il loro ricovero presso il Centro di Recupero e Riabilitazione Tartarughe Marine Luigi Cagnolaro di Pescara. Scara gestito da Centro Studi Cetacei. Dalla costituzione della rete regionale ad oggi sono stati svolti 10 interventi su cetacei e 100 interventi su tartarughe marine. A Termoli, alla banchina di Riva Repporto, è stato possibile salutare in Marea la giovane tartaruga Carretta, arrivata in gravi condizioni a giugno dello scorso anno dalle isole Tremiti presso il Centro Recupero e Riabilitazione Tartarughe Marine di Pescara, gestito dal Centro Studi Cetacei, adesso perfettamente ristabilita. La giovane tartaruga è stata accompagnata a largo dalla motovedetta della Guardia Costiera di Termoli, accompagnata dal personale tecnico del CSC e dai rappresentanti di ASREM, Istituto Zooprofilattico Sperimentale, Carabinieri Forestali e Regione Molise. La cultura 1943, sul palcoscenico dell'Auditorium di Isernia torna la commedia dialettale grazie a Maurizio Veneziale e alla compagnia cast Nicola De Santis. Che estate fa, passeggiavo per le vecchera che stavano di là, arrivato nello spiazzo. Ok, io salve, buongiorno, io sono in veste di intervistatore, perché si dovrà fare, la compagnia Cassa dovrà fare uno spettacolo dal titolo 1943 all'Auditorium di Isernia sabato e domenica. 1943, perché 1943? 1943 perché lo spettacolo è ambientato nel 1943. E lo facciamo il 10 settembre perché? Perché lo spettacolo è ambientato il 10 settembre del 1943. Manco a farlo apposta, guarda un po' la combinazione. Poi lo facciamo l'11, è ambientato nell'11, cioè facciamo il secondo atto il giorno dopo? Sì, lo facciamo, facciamo un post perché abbiamo ritenuto necessario ripetere, ribadire l'importanza di questo spettacolo per la città di Isernia. Esatto, è in dialetto isernino. Ovviamente se vedrete lo spettacolo il mio personaggio non potrà essere isernino perché non so parlare l'isernino, anzi ho avuto difficoltà a capire per esempio a Dusera che significa... Ascoltate, ma salvo, non te ne... No, io pensavo che era annusare. Comunque, a parte questo, lo spettacolo è divertente anche se è ambientato in quel periodo triste di Isernia, cioè il periodo, il giorno proprio del bombardamento. Però di più non possiamo dire perché sennò poi spoileriamo e non venite a vedere lo spettacolo. Vi divertirete? Una cosa particolare però ci sta.
che saranno nominati tutti... Tutti i soprannomi dei personaggi, delle famiglie di Isernia, di quel periodo. E non ce ne scordiamo nessuno, è vero o no? Assolutamente no, cerchiamo di non scordarci nessuno, almeno che c'è qualcuno che era un po' meno conosciuto, però oppure era ristretto a un piccolo quartiere, però quelli importanti per la città ci sono assolutamente tutti, quelli noti a tutta la città. Ci sono tutti, quindi venite a vedere lo spettacolo perché sarete voi i protagonisti. E dunque facci i conti e cominza a ragionare. 40 lire il viaggio e tu ci andava a bagnare. La stanza al prezzo modico di 2033. Signor, ma ne fa niente, tu volisse venire a me. E dunque zitta zitta, ma con un certo non scialà, avanzava in voglia e me ne scappai di là. Si era fatto tardi e di corsa alla buon'ora andai da Maria. Siamo quasi in chiusura dopo 2 anni alla guida del nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso. Il capitano Leonardo Rosano, destinato ad altra funzione di comando, lascia il prestigioso incarico. I 2 anni trascorsi alla guida del nucleo investigativo da parte dell'ufficiale sono stati caratterizzati da importanti operazioni di servizio che hanno interessato non solo il territorio molisano ma anche le regioni limitrofe, diverse le operazioni di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti coordinate da Rosano con diversi arresti in flagranza. Dunque in bocca al lupo al capitano Leonardo Rosano che dunque lascia il Molise. Ora vediamo che tempo farà domani sulla nostra regione con il meteo. Previsioni del tempo per mercoledì 7 settembre. In Molise cielo sereno o poco nuvoloso, qualche annuvolamento sui comprensori montuosi al pomeriggio. Temperature stazionali, un lieve aumento nei valori massimi, venti deboli dai quadranti sud-occidentali, mare poco mosso. Campobasso minima 19, massima 30 gradi, Isernia 19-29, Termoli 22-28, Venafro 16-32 gradi. Bene, tutto con questa edizione. Linea alla regia, restate con noi. Tra pochissimo c'è la pagina sportiva curata dalla collega Valentina Cerlante. A tra poco. Ed eccoci insieme con la pagina sportiva che apriamo col calcio e con le questioni che tengono banco maggiormente in questi giorni. Innanzitutto per ciò che riguarda il Campobasso c'è da attendere la giornata di domani quando il TAR si esprimerà sul ricorso presentato dal patron del club rossoblù Mario Gesuè sull'ammissione in Serie D in sovrannumero. Nel frattempo circolano sempre più insistenti le voci che vorrebbero l'interessamento per un progetto in eccellenza a Campobasso dell'ex bomber di Lazio e Bologna Beppe Signori e con lui arriverebbero nel capoluogo il DS ex Vastese Pino De Filippis e l'allenatore ex Olimpia Agnonese Pino Di Meo. Questa è la suggestione che circola in maniera prepotente in queste ore su cui tuttavia non c'è alcuna ufficialità. E nel frattempo c'è la questione dei campionati regionali perché il presidente della FIGC Molise Piero Di Cristinzi ha optato per uno slittamento del campionato al 18 settembre con l'Isernia che è in sorta. In questo modo si penalizzano le società che programmano e rispettano le regole, dice il club bianco-celeste. Sentiamo.
Il consiglio direttivo del Comitato regionale Molise, dopo aver esaminato la situazione che si è venuta a creare a seguito della mancata presentazione alle gare della Coppa Italia Dilettanti delle società Castel di Sangro e Campo di Pietra, in attesa di una probabile risoluzione delle problematiche che hanno interessato le società sportive sopracitate, ha deciso di posticipare al 18 settembre l'inizio ufficiale dei campionati di eccellenza e promozione. La decisione, ufficializzata con una nota stampa, non è piaciuta ad alcuni club, in particolare a chi era pronto ad accendere il motore dopo aver completato la preparazione e rispettato le tempistiche date dalla federazione. A prendere una posizione netta è l'Isernia Salleucio. Una decisione unilaterale, scrive il club sulla pagina Facebook, presa disattendendo quelle che erano state le nostre indicazioni quando c'era stata prospettata questa possibilità. Con una lettera privata indirizzata al presidente Di Cristinzi abbiamo provato a spiegare quali fossero le nostre perplessità e le possibili soluzioni che avrebbero tutelato tutti. La società, con in testa il presidente Francesco Paolo Traisci, esprime il proprio disappunto per una scelta che penalizza chi programma e rispetta le regole. Tornando alle scelte della federazione, le gare della seconda giornata, originariamente in calendario il 17 e il 18 settembre, slittano al sabato 24 e domenica 25. Le gare della terza giornata, originariamente in calendario sabato 24 e domenica 25, saranno disputate mercoledì 28 settembre. Il consiglio direttivo ha deciso altresì di disporre l'anticipo a sabato 10 e domenica 11 settembre delle gare della terza giornata della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti, già in calendario per mercoledì 22. Non saranno disputate le gare alle quali avrebbero dovuto partecipare Castel di Sangro e Campo di Pietra, che hanno espressamente comunicato la rinuncia a partecipare alla competizione. E per il basket, Frank Vitucci, coach della Epicasa Brindisi, al microfono di Franco Presutti commenta la permanenza in Molise. Il Brindisi è stato per ben 10 giorni a Campobasso per la preparazione conclusa poi con l'amichevole disputata contro Napoli all'Arena della Magnolia. Sentiamo. Allora coach, soddisfatto di questa amichevole? Ma abbastanza, insomma, chiaro non si può essere al meglio, però ci è servito per anche sfogare, come dire, 8-9 giorni di lavoro. Non siamo al meglio, però insomma si è visto un buono spirito di squadra, buone sensazioni e poi, come è ovvio, molto da mettere a posto. Com'è la condizione atletica dei ragazzi? Abbastanza buona, perché non abbiamo sofferto infortuni o difficoltà durante questo periodo, che è importante. Certamente i giocatori non sono tutti allo stesso livello di preparazione, quindi stiamo cercando di lavorare in questo senso per portarli tutti più o meno alla pari, ma però abbiamo lavorato bene. Un giudizio su questa città e anche su questa struttura, ne parlavamo prima. Ma anzitutto io devo ringraziare chi ci ha ospitato veramente con grande disponibilità, e quindi da Basket Magnolia, che oltre ad essere una squadra, un club di ottima organizzazione in Serie A femminile, conta anche su strutture che sono veramente molto, molto funzionali, molto belle. Noi siamo stati molto contenti di essere in questo palazzetto, che non è grandissimo, ma per lavorare va benissimo, all'albergo che ci ha ospitato in centro, quindi insomma siamo stati molto bene, e quindi veramente io ringrazio molto della ottima accoglienza che abbiamo avuto, della grande disponibilità anche dello Sporting Club che ci ha ospitato, insomma tutte le strutture che ci hanno ospitato. Al volo, per chiudere, due cose, coach. Allora, intanto manca un mese all'inizio del campionato di A1 maschile, prima contro Verona per voi. Sì, abbiamo 4 settimane per prepararci al meglio, il campionato che sappiamo essere duro, equilibrato, insomma ci sono 4-5 squadre davanti molto molto forti, e poi c'è un gruppone dove sarà da sgomitare, dove sarà secondo me un campionato avvincente, difficile, ma insomma cercheremo di farci trovare, dovremo assolutamente farci trovare pronti, perché non ci sono scuse. Ha un po' anticipato la mia ultima domanda, 2 anni fa Bologna, l'anno scorso Milano. Cosa prevede per quest'anno, chi potrebbe essere la squadra o le squadre favorite?
Ma Milano sicuramente, numero uno, Bologna anche, adesso vedremo con Schengelia come cosa succederà con loro, però c'è Venezia che ha fatto un'ottima squadra quest'anno, e Tortona che ha fatto un'altra ottima squadra, poi squadre molto buone come Brescia, Sassari che si possono inserire, e quindi sarà un bel campionato davvero, ne sono convinto. Podismo, grande successo di atleti e di pubblico per Macchia in Corsa, organizzata dalla Freerunners Isernia, una manifestazione che ha coinvolto l'intero paese. La quarta edizione di Macchia in Corsa, organizzata dalla Freerunners Isernia in collaborazione con la Proloco Macla e con Fidal, è stato un successo. 220 iscritti con oltre 80 bambini coinvolti nelle varie attività. 120 i premi assegnati. Non è stata solo una giornata di sport. Come ogni anno, tutto il paese è stato coinvolto in una grande festa. Circa 500 i pasti serviti all'insegna della tradizione. Ed anche la merenda dedicata ai bambini, pane e pomodoro, è stata in linea con la festa. Sì, una grande giornata di festa, cominciata fin da stamattina con il gonfiabile e con un po' di attività in piazza, poi continuata nel pomeriggio. Il tempo ci ha dato una grossa mano. E adesso contiamo di proseguire la giornata, la serata, in compagnia degli amici che vorranno intrattenersi con noi e di tutta la comunità di Macchia che è stata così gentile ad ospitarci. Macchia in Corsa, ha dichiarato il sindaco, dimostra che lo sport fa bene a tutti, a chi lo pratica e a chi assiste. Diverte, coinvolge ed è questo forse l'aspetto più bello, sentirsi sempre parte di una comunità unita. È stata una giornata magnifica, siamo felicissimi di aver ospitato la quarta Macchia in Corsa. Soprattutto siamo molto contenti perché questa manifestazione non è solo una gara podistica, ma è una manifestazione che tocca vari temi e siamo contenti proprio per questo motivo e siamo felici di poter dare il nostro apporto alla Freerunner, che poi è l'associazione organizzatrice e promotrice della Macchia in Corsa. A fungere da corollario all'evento, per i più piccoli, spettacoli di animazione, giochi in magia comica con artisti di strada e le sempre amate marionette. La gara agonistica è stata preceduta dal ricordo di Lello Siravo, venuto a mancare nel 2019. Lello era un simbolo per Macchia di Isernia ed un punto di riferimento per lo sport molisano. Una bellissima gara, una bella giornata di sport, ha accomunato sia la gara giovani, per i giovani, per i più piccoli, sia la gara per gli agonisti. Una gara che finalmente si ripete dopo 3 anni di stop. Per me venire a Macchia è sempre un benvenuto per la federazione, avere società che si interessano, che si impegnano per portare ancora lustro alla nostra regione e quindi con gare sotto l'egida della federazione. Non è facile, è importante però per... appunto, come dicevo prima, facendo una gara per i più giovani, quindi per portare e far innamorare ragazzi all'attività sportiva dell'atletica leggera. L'evento clou dell'intera manifestazione è stata la gara competitiva e la manifestazione non competitiva che, partendo dal centro storico del paese, ha visto atleti e non impegnati in un percorso nell'incantevole campagna adiacente il paese, per poi tornare nel centro storico con all'arrivo un ricco ristoro anche con prodotti gluten free per gli atleti celiaci. In serata, dopo la premiazione, agli atleti è stata offerta una ricca degustazione di prodotti gastronomici locali. A conclusione dell'evento, musica dal vivo e spettacolo della compagnia teatrale Cast. Molto impegnativa, ma corsa davvero per il cuore e per una giusta causa, quella che conosciamo tutti. Quindi un saluto e questa vittoria la dedico a Lello. È stata una gara molto tosta, specialmente la fine, però è stato comunque molto bello. All'inizio non ero partita bene, la prima era molto molto lontana, ma è stata tosta anche di testa, ci ho creduto e ho tenuto fino alla fine. Sono soddisfatta di come è andata, anche come prima gara su strada, 10 km anche per me che non è la disciplina, sono tanti, ma sono molto molto soddisfatta. Il percorso è stato molto pesante, però alla fine sono arrivata al traguardo. Ed è tutto per questa edizione che, come sempre vi ricordo, potete rivedere online all'indirizzo www.teleregionemolise.it. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Buon proseguimento con i programmi di Teleregione. Arrivederci.